nessun controllo anche questo sabato, commercianti abusivi indisturbati a Prato della Valle. Salvando il castello del Cataio, la sovrintendenza ha fissato un principio importante anche per il futuro del territorio. Il cadavere di un uomo affiora dalle acque del Brenta e giallo a Padova tra Torre e Ponte di Brenta. Dopo le nostre segnalazioni a Cadoneghe, il comune mette in sicurezza il passaggio pedonale sulla via che porta al mercato. Edizione di Padova dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito in centro città. Il comune non fa controlli e anche questo sabato tanti commercianti abusivi indisturbati in Prato della Valle. Vediamo. Gli inglesi dicono business as usual, al lavoro come al solito, e puntuali anche questo sabato in Prato della Valle sono tornati i venditori abusivi, nonostante le segnalazioni, gli appelli, le polemiche, persino un ultimatum di un'associazione di commercianti al comune perché durante il giorno di mercato della più grande piazza di Padova ci siano controlli. Ancora una volta i venditori abusivi sono regolarmente al loro posto a vendere la propria merce indisturbati. Tra queste immagini alcune sono state inviate dai nostri telespettatori. La nostra emittente da tempo è scesa in campo a fianco di chi questa invasione la sta subendo. Questi ambulanti abusivi non debbono essere in quel luogo là, devono essere scacciati da Padova. Io credo che non sia più tollerabile permettere che in Prato della Valle ci possa essere un vero e proprio mercato abusivo. Tutto un apparato che c'è alle spalle e che molto spesso alimenta economicamente delle catene criminali molto pericolose. Appelli per la legalità rimasti lettera morta, dal comune non si è mosso niente. Maggiori controlli a tappeto però, e che non... Io direi sempre non con vigili che abbiano la pettorina, perché sono chiaramente visibili da lontano. Mi dispiace doverlo sottolineare, ma evidentemente questi venditori abusivi sentono che lo possono fare. I commercianti si sono dichiarati pronti a scendere in campo con una grande manifestazione proprio in Prato della Valle, manifestazione che a questo punto, visto l'immobilismo di Palazzo Moroni, appare inevitabile. Ci trasferiamo ora a Due Carrare. Salvando il castello del Cataio, la sovrintendenza ha fissato un principio importante anche per il futuro di tutto il territorio. Sentiamo. Il vincolo di non edificabilità da parte della soprintendenza intorno al castello del Cataio, che significa lo stop al centro commerciale a Due Carrare, non è solo la vittoria di una mobilitazione popolare che ha sempre visto i nostri telegiornali in prima fila al fianco dei cittadini e delle loro rivendicazioni, mantenendo i riflettori sempre accesi sul problema e raccontando e sostenendo le richieste di un intero territorio. Smaltiti i festeggiamenti che hanno sciolto la tensione di questi mesi, infatti, alla soddisfazione per il parere della soprintendenza si aggiunge la riflessione di un pronunciamento che fissa un principio importante anche per il futuro. Il principio secondo cui viene individuato in questa area, un'area particolarmente fragile, va individuato appunto nel solco di una capacità di portare avanti uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. A Padova la polemica, ad esempio, è rovente per il robusto ampliamento del centro commerciale di via San Marco. Serve una profonda riflessione sul tipo di commercio che noi immaginiamo per i prossimi anni, perché mi risulta che chi è partito prima di noi, vedi gli Stati Uniti o la Francia, oggi stia facendo una profonda riflessione su quel tipo di infrastrutture. Cioè, non vorrei che fra 10, 15, 20 anni ci ritrovassimo con delle cattedrali nel deserto impossibili da gestire. E ora la cronaca è giallo a Padova tra Torre e Ponti di Brenta. Il cadavere di un uomo è affiorato dalle acque del Brenta. Sentiamo. È giallo lungo il fiume Brenta nel quartiere Torre di Padova. Un cadavere è stato visto galleggiare da un uomo che era a passeggio lungo l'argine nella zona del tennis club e che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto i poliziotti della squadra mobile e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo adagiandolo sulla riva del fiume per i rilievi. Secondo le prime informazioni sembra che si tratti di un uomo di mezza età, vestito e che non aveva con sé documenti né telefonino. Sempre secondo le prime indiscrezioni, il medico legale che ha effettuato il primo esame sul cadavere non avrebbe rilevato segni di violenza o ferite sul corpo, che si pensa possa essere rimasto in acqua anche per qualche giorno. Il magistrato ha disposto l'autopsia e per il momento sono aperte tutte le ipotesi, comprese quelle di un incidente o di un suicidio.
Dopo le segnalazioni di Rete Veneta, Cadoneghe, il comune mette in sicurezza il passaggio pedonale sulla via che porta al mercato. Marciapiede con scarpata a Cadoneghe. Era il 9 marzo quando, dopo le segnalazioni dei telespettatori, la nostra emittente è intervenuta nel piazzale della Castagnara, nodo strategico di congiunzione tra Padova e la cintura nord della città per automobili e pedoni, constatando, insieme all'associazione Anima Critica, che si trattava di una vera e propria emergenza. Lungo il marciapiede che costeggia l'incrocio, infatti, si apriva una scarpata di alcuni metri, indubbiamente pericolosa per chi passa di lì a piedi, specie sotto la pioggia o con il buio, e magari deve recarsi al mercato settimanale molto frequentato. Il nostro telegiornale aveva lanciato l'allarme e chiesto che fosse messa in sicurezza l'area con una ringhiera, unico sistema in grado di eliminare i pericoli per i cittadini, e oggi, a poco più di un mese di distanza, come promesso, siamo tornati a controllare. Il parapetto pedonale è stato installato, i pericoli per i cittadini sono drasticamente diminuiti, l'appello è stato raccolto e noi continueremo a vigilare perché l'opera ora non venga rovinata. È una nostra vittoria che deve servire a tutti coloro che frequentano quella zona così importante del Padovano. Ancora cronaca, perquisiti sono stati trovati in possesso di quasi 100 pasticche di ecstasy. 3 giovani sono finiti in manette. La droga è stata sequestrata, mentre per i 3 giovanissimi ragazzi italiani trovati in possesso di un centinaio di pasticche d'ecstasy si sono aperte le porte del carcere. Gli arrestati sono una ragazza di appena 19 anni e 2 ragazzi di 22 e 21, notati durante un servizio di controllo straordinario delle forze dell'ordine, mentre si muovevano nervosamente tra i passeggeri del primo binario della stazione ferroviaria di Padova. I 3 giovani tradivano un livello d'agitazione tale da convincere gli agenti della squadra mobile della polizia ferroviaria ad una perquisizione. Adesso alla 19enne gli agenti hanno trovato 20 pasticche d'ecstasy e una modesta quantità d'hashish posti all'interno di una scatolina che la giovane aveva in tasca. Adesso al ragazzo 22enne 63 pasticche di ecstasy sempre contenute in una scatolina di metallo. Adesso al terzo giovane, un 21enne, una scatola con all'interno 8 pasticche di ecstasy, un portarullino per macchina fotografica contenenti un involucro trasparente con quasi 6 grammi di marijuana. Dopo essere stati accompagnati in questura, i 3 sono stati arrestati e condotti in carcere. Il telegiornale di Padova termina qui. A tutti voi una buona serata. Arrivederci.